Ciao a tutti amici di eximador.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Se nelle scorse settimane abbiamo recensito Lozon Argon Ocelot World, quest'oggi andremo ad analizzare Lozon Argon in versione RGB. RGB in quanto è dotato di una denominazione RGB che ci permetterà di modificare il logo sul mouse. Partendo dalla confezione troviamo una colorazione completamente nera, a differenza di quella arancione e nera della versione Ocelot, sulla quale sono riportate le immagini illustrative del mouse, alcune caratteristiche, il brand e il modello. Nel retro della confezione stessa troviamo sempre l'immagine illustrativa del mouse con tutto intorno le caratteristiche tecniche del mouse stesso. Ai lati troviamo alcuni riconoscimenti da parte dei team che utilizzano i prodotti dell'Ozone, le specifiche e quant'altro. Nell'altro lato semplicemente il logo della Ozone. Procediamo dunque ad estrarre il prodotto ed il relativo bundle, che si compone di un adesivo della Ozone, un manuale utente ed un piccolo CD-ROM per l'installazione dei driver di software di gestione del mouse, oltre che della classica pallina astuccio contenuta in astuccio di tessuto contenente appunto i pesetti, che sono 4 pesetti da 4,5 grammi ciascuno e potranno essere sommati al peso complessivo del mouse. Inoltre troviamo appunto il mouse stesso, che in questa volta in colorazione full black con una finitura sempre opaca. Non troviamo la scritta Ocelot World come era presente sulla versione Ocelot. Ai lato sinistro troviamo i due pulsanti avanti e indietro, comunque potremo assegnare la funzione che desideriamo. Gli switch che vengono impiegati sono degli ottimi Omron, quindi ci permetteranno milioni di click senza nessun problema. Nella parte superiore troviamo il logo che si illuminerà del colore che sceglieremo e imposteremo dal software di gestione, i due classici pulsanti per lo switch DDPI on the fly, la scroll lock per scorrere le armi o comunque la navigazione sul web, sempre di tipo cliccabile, con un rivestimento in gomma per migliorare il grip. Come sempre il mouse ha una presa per fingertip, ma è utilizzabile anche per quelli che utilizzano una presa claw grip. Girando il mouse troviamo nella parte inferiore il sensore Avago 9800 di tipo laser, i due classici mousefit sopra e sotto e il piccolo coperchio che all'interno ci permette di ospitare i pesetti per customizzare il peso complessivo del mouse. Richiudiamo un attimo questo coperchio. Ok, ci siamo. Nella parte superiore troviamo sempre questa piccola griglia che caratterizza un look molto aggressivo del mouse. Il cavo è sempre rivestito in treccio di tessuto e il connettore è placcato in oro. Questa volta sembra che Ozone si sia dimenticato di apporre il cappuccio che era presente nell'altro mouse. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto da tutto lo staff.